Allora, appena si avvia la registrazione. Perfetto. Sì, ci siamo. Allora, buongiorno a tutti. Allora, io sono in compagnia del relatore di oggi, che è Luigi Cadonici. Noi siamo in diretta dal comune di Barbi. Quindi faremo una doppia registrazione, sia una registrazione tramite la piattaforma di Teams, sia una registrazione invece da una telecamera. Dopo controllerò, insomma, quella venuta meglio in modo tale da poi passarvi, ecco, il contenuto migliore. Vi ringrazio tantissimo per essere qui presenti. Scusate dell'attesa, adesso iniziamo subito perché abbiamo una giornata abbastanza ricca di contenuti. Si svolgerà in questa modalità. Allora, da adesso fino alle 12:30 facciamo la prima parte dell'intervento, una breve pausa di mezz'ora, quindi dalle 12:30 all'una facciamo un piccolo break e poi riprendiamo dall'una alle 2:30. Ovviamente vi invito a utilizzare la chat di Teams o un'alzata di mano per dialogare direttamente con Luigi. E, per qualsiasi cosa, Luigi ci parlerà di tantissime cose, veramente due appuntamenti, quello di oggi e quello del 25, molto molto ricchi di contenuti per il rilancio di un territorio in chiave sostenibile, e siamo appunto a Barbi anche per questa motivazione. Però non anticipo niente perché lascio dire a Luigi tutto. Io vi ringrazio e per qualsiasi cosa appunto interagite. Ti lascio presentare anche a te, Perfetto, dato che sei nel caso. grazie, buona giornata a tutti, sia ai presenti, perché come sapete siamo anche in presenza, sia a quelli che sono collegati via web. Avete visto il titolo, Il Comune di Bardi e l'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile. Quindi un titolo abbastanza importante, perché raggruppa tutto un insieme di situazioni, alcune delle quali sono già state trattate dai colleghi nei giorni scorsi, quindi non so se voi avete seguito anche le altre conferenze, oppure se è la prima volta che vi collegate a questo progetto Alfonsa, che vuole dare una spinta al recupero dell'Appennino, dei suoi borghi e dare una valorizzazione territoriale importante. Perché siamo a Bardi? Siamo a Bardi perché, nonostante il Covid, in questa zona è da tempo che si sta lavorando su un progetto di marketing territoriale che fa riferimento al recupero dei borghi storici. Abbiamo già fatto alcuni passaggi interessanti che vorremmo finalizzare, anche perché i passaggi sono stati fatti sempre nell'ottica della Agenda 2030, quindi in quella grande cornice di cui dopo dobbiamo parlare. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un insieme di incontri per un recupero della comunità. Abbiamo fatto una ipotesi che si sta concretizzando sull'apertura di uno store dei prodotti tipici del territorio, quindi uno store vetrina che sia in grado di promuovere i prodotti e di promuovere i produttori di queste eccellenze affinché venga incentivata la visita nelle factory produttive. Siamo partiti dai produttori perché è la parte che è economicamente più significativa e con una certa anche notorietà. Pensiamo al parmigiano reggiano, pensiamo ai funghi, pensiamo ai frutti di bosco, ai castagneti, ai noccioleti, eccetera. E quindi c'è una conoscenza specifica del territorio di Bardi, perché oltre al castello, al cavallo bardigiano, le eccellenze hanno un plus molto significativo. E quindi e questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è che contestualmente, tramite una società di Bologna, abbiamo vinto come comune due bandi regionali e stanno partendo anche questi, e sono uno strumento importante per il turismo accessibile e sostenibile. Cosa sono questi due bandi? Questi due bandi si indirizzano alla valorizzazione dei geositi. Quindi tutti quei luoghi caratteristici che fanno vedere
l'evoluzione del territorio, l'evoluzione delle aree geologiche e far vedere come oggi siamo in queste condizioni perché abbiamo modo di toccarne con mano le evoluzioni. I Bardi è una località tra le più importanti dell'Emilia Romagna per i geositi. I geositi, oltre che agli esperti di geologia, ai curiosi del territorio, per noi serve perché accanto ai geositi ci sono delle realtà economiche interessanti, il bar, il B&B, il piccolo produttore di parmigiano reggiano, il bel ristorante, e quindi possono essere tutti coinvolti nei percorsi di visita di questi geositi per dare da un lato sollievo ai visitatori, ma anche per poi sviluppare attività economiche proprie ed essere ambasciatori di questa realtà che veramente sta incuriosendo e pensiamo che possa dare delle soddisfazioni molto interessanti. Ecco, il resto ve lo dico per chi ha partecipato alle sessioni che abbiamo fatto precedentemente, in modo importante, si vuole fare un insieme di eventi che abbiano la collocazione di sfruttare questo momento della ripartenza, la sostenibilità ambientale e questa cornice dell'azienda 2030, che vuol dire anche e soprattutto uno sviluppo della comunità. Le nostre comunità hanno bisogno di essere fortificate, hanno bisogno di permettere che gli ambienti diventino di nuovo vivibili, che siano attraenti per chi vuole trasferirsi in montagna per sfruttare lo smart working, per quelli che possono dedicarsi a coltivazioni importanti nell'ambito della natura, perché l'agricoltura oggi sta vivendo un revival importante, soprattutto sfruttando gli impatti tecnologici che le sono oggi messi a disposizione. Su questa partita va verso uno sfruttamento del brand, quindi questo il Bardi, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista paesaggistico. Stavo dicendo che Bardi è molto nota per il castello, per il parmigiano, per il cavallo bardigiano, eccetera. Ma non è solo questo che può dare lustro a Bardi. Io adesso stavo cercando qua davanti a questa mappa un elenco che ho preparato, perché negli incontri che abbiamo fatto un elenco di quelli che sono i valori da sviluppare e da far vedere presenti in Bardi. Vorrei darci una cartella. E quindi eccola qua, adesso vi faccio vedere la slide, così assieme la vediamo un attimino con il miglioramento osservatorio, gente fisica delle fare, alcune idee come il duro, come il no, l'ho messo. Arrivo, sto cercando il. Sai che non so se c'è questo qua? Alcune cose che rendono sostenibili, come ridurre, idee, no, sai che non c'è, che miseria, e nonostante gli sforzi per trovare questo, probabilmente poi la cercherò dopo in un altro momento, vediamo se ve la posso far vedere, niente, no, c'è qua, vabbè, siamolo. Tu continua pure. E quindi la vediamo in un secondo momento. Ecco, questo per dirvi perché siamo a Bardi. Quindi noi vogliamo proseguire adesso nel nostro lavoro e vedere come perfezionare la nostra presenza in queste realtà dello sviluppo sostenibile che oggi vediamo trattata. Direi quasi in tutte le salse, tutti stanno vendendo la situazione della sostenibilità come chiave di sviluppo. Parte presentando Green Park, parola chiave sostenibilità. A luglio una settimana di dibattiti e visite alle aziende sostenibili.
a ricevere, me lo segnalate perché stiamo lavorando un po' a fatica. Ecco, dicevo, parlo di sostenibilità. Tutti dicono che hanno una filiera sostenibile, che hanno il packaging sostenibile, che hanno... eccola qua. Penso che a questo punto possiate vedere esattamente quello che stiamo facendo e dicendo. Ecco, la sostenibilità. Ecco, vediamo un attimo come viene usata questa parola nei prodotti di largo consumo della grande distribuzione. Mi fai vedere la cartella di prima, a questo punto dove andate a finire. Vi faccio vedere qualche cosa che ci consente così di misurare le parole osservatorio. Questo qua. Ok. Perfetto. Andiamo proprio bene. Allora, stiamo lottando contro la tecnologia. Adesso riproviamo. Ok. Facciamo così. Tu vai avanti come se... Ecco, allora, questo è intestato Osservatorio Maggio 21, quindi l'osservatorio che hanno appena fatto per le vendite della grande distribuzione, e dove ci sono dei dati interessanti proprio su questi claim, questi brand che i prodotti della grande distribuzione usano per essere venduti in modo più proficuo e ottimale. Quindi l'uso del green, l'uso dell'eco, l'uso del riciclo, l'uso della sostenibilità, della... non lo legge. Io non so cosa fare questo momento. Niente, non riusciamo a far vedere meno questo, magari se lo recuperiamo dopo, perché il problema è che tutte le altre slide non si riescono a vedere, mi sembra di capire. E quindi non riesco a farvi vedere, eccolo qua, arrivate. Sempre più sostenibile il carrello della spesa degli italiani. Ecco, vedete? I termini sostenibile, riciclabile, biologico, 100% naturale, e sono sempre più presenti abbastanza così molto generici che non ci fanno capire come, in che modo e che benefici potremo avere. Però qui vedete l'osservatorio immagini parla della spesa verde e come fattore della sostenibilità sempre più importante nella decisione di cosa comprare, ma anche a fronte, ecco, già partito tutto, ma anche a fronte di realtà concrete e di... non sta su. La combinazione tra l'altro di questi due elementi, della sostenibilità e dell'ambiente, hanno fatto sì che oggi i prodotti che sono etichettati con questi claim, che sarebbero con queste diciture, danno l'impressione di sostenibilità ambientale che tutti noi vorremmo sposare. Quindi vedete i dati che sono molto interessanti su questa partita, perché proprio stanno, vedete che c'è un'attenzione specifica in questa direzione. Allora, oltre alla sostenibilità, ecco, il riciclabile, il biodegradabile, il compostabile, materiale riciclato, meno plastica. Tutti noi vorremmo meno plastica, tanto poi di dire come facciamo nelle nostre abitudini quotidiane. Il biologico, che è sempre molto attento, il chilometro zero, e qui spiega anche l'esplosione dell'home delivery, quindi della consegna a casa, senza antibiotici, altro tema molto interessante, è riscontrato come di grande gradimento dei consumatori.
poi la tutela degli animali, per cui, dato che sappiamo benissimo che l'agricoltura è uno dei settori maggiormente responsabili per l'inquinamento, non per colpa loro, ma perché la filiera è una filiera importante che ha bisogno di molta acqua, che ha bisogno di lottare contro i parassiti, eccetera, però di avere un allevamento intensivo per essere competitivo con i prezzi. Tutte queste cose hanno bisogno di essere riviste e ci vorrà del tempo per rivederle, però già anche i dati del consumo fanno vedere che i prodotti che riescono a scrivere queste diciture e che sono così veramente hanno dei plus di acquisto importanti. Quindi questo è un termometro di quelle che sono le esigenze del consumatore. Finita la pandemia, e queste iniziative entrino nel modo di vivere comune e sono abbastanza fondate. Torniamo alla nostra sostenibilità e soprattutto torniamo al discorso dell'Agenda 2030, su cui in qualche modo ci dobbiamo misurare. E quindi guardiamo un'altra slide, se riusciamo ad andare a pizzicare, che ci incomincia a introdurre il tema che dobbiamo affrontare. Oh, bene, Agenda 2030. Scusate. Allora facciamo una sintesi per quello che riguarda le nostre esigenze e quindi sappiamo che è un programma di sviluppo che ha fatto il primato delle Nazioni Unite, firmato da 193 paesi. Nel 2015 è praticamente partita decisamente, c'è adesso una grande promozione in essere, fa parte anche del programma nel Recovery Fund dell'Italia per il post-Covid. E che cosa è l'agenda? È veramente la costruzione di un percorso operativo che prevede una serie di obiettivi per cui il singolo paese, in questo caso il singolo paese inteso come Italia, i grandi paesi, ma per scendere anche al piccolo paese come Bardi, hanno davanti delle chiavi di lettura, degli indirizzi su cui si devono misurare. Il programma prevede appunto 17 grandi capitoli che fanno praticamente capire dove possiamo intervenire per migliorare e dare il nostro contributo. I principi fondamentali su cui si basa questo documento, ecco, che hanno etichettato le famose 5P, people, cioè le persone, planet, il nostro pianeta Terra, prosperity, la prosperità, peace, la pace, partnership, la collaborazione tra diverse realtà. I paesi che hanno sottoscritto il programma Gentili 2030, che sono 193, abbiamo visto, sono tenuti all'impegno di definire una strategia per lo sviluppo che consenta di raggiungere i target. L'Italia ha una cabina di regia che si chiama Benessere Italia, che è presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di far scendere a livello locale gli obiettivi da raggiungere. Quali sono i settori? Questi sono quelli che noi dobbiamo vedere. Se abbiamo risolto il problema, meglio. Se non li abbiamo risolti, ci proveremo. Vedo che qui mi continua a dare. Sconfiggere la fame. Noi questo problema non ce l'abbiamo, ma in tanti paesi ce l'hanno e quindi dobbiamo vedere di quale contributo possiamo dare riducendo il consumo. Essere altro comparto particolarmente importante che il Covid ha messo veramente in prima pagina. Noi ce ne stavamo tranquilli quando è arrivato questo aggeggio infernale.
rendiamoci conto di che struttura sanitaria abbiamo, ma non lo possiamo certo criticare, perché la riduzione degli investimenti in questi ultimi anni è stata micidiale, però abbiamo superato le fasi più critiche, ci stiamo avviando verso una ripartenza e quindi speriamo che serva di esempio per poi rimodulare le nostre. Vuole un po' di ritorni e poi parte. Istruzione di qualità, quella va senz'altro migliorata. Questa è un'altra area che la pandemia ha messo veramente a fuoco, no? I nostri ragazzi non sono riusciti a... opportunità e avere gli stessi diritti e gli stessi desideri. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Quante volte il problema dell'acqua viene sollevato per le perdite che ci sono, per l'uso esagerato, per gli sprechi. Ecco, l'energia pulita e accessibile. Ah, è accessibile. Ecco anche perché un'altra cosa per cui siamo a Bardi ed erano delle cose di interesse primario. Bardi ha la fortuna di avere alcune la produzione qui di elettricità con l'idroelettrico, per cui ha solo fonti rinnovabili per quanto riguarda, e quindi possiamo vantare un ambiente poco inquinato, ecco, non diciamo inquinato, poco inquinato da questo punto di vista, perché non usa altri tipi di energie. Lavoro dignitoso e crescita economica, imprese, innovazioni, infrastrutture. Qui ci vuole il lavoro lo danno le imprese, lo danno le aziende, lo dà il commercio, lo danno le attività. C'è bisogno che anche questo assuma un'attenzione per l'utilizzo corretto delle risorse al fine di non distruggerle o di non perderle, ma di tenerle e poterle utilizzare e farle soprattutto utilizzare le generazioni future, perché una premessa indispensabile per l'Agenda 2030 è quella di fare in modo che le generazioni future non debbano essere penalizzate. Crescita economica molto importante, anche senza controllo per certi versi, e bisogna che a questo punto sia ridisegnata la filiera complessiva del lavoro, per evitare che accadano casi come quelli dell'Ilva o tanti altri, dove la crescita economica è stata pagata dalla salute. Forse coperta prima dal nero, forse coperta da altri tipi di realtà, però quindi ridurre le disuguaglianze vuol dire anche ridurre questi rapporti tra chi economicamente ha anche durante la pandemia migliorato la sua situazione e altri che l'hanno drasticamente, drasticamente peggiorata. Città e comunità sostenibili, il nostro vuole diventare una comunità sostenibile, per cui l'ambiente dove si vive, il modo di vivere, le relazioni nella comunità sono tutte orientate alla positività. Consumo e produzione responsabili, dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, ma il fatto che siamo attenti noi probabilmente non basta, bisogna che tutti facciano la loro parte, perché noi non siamo altro che un unicum di un ambito molto più ampio e noi
compenso ci sono anche le catastrofi naturali, che se noi non facciamo della prevenzione, della manutenzione, non potremo certo mai lamentarci di quello che succede. Vita sott'acqua, quindi l'ambiente marino, e vita sulla terra. Pace, giustizia e istituzioni solide, partnership per gli obiettivi. Partnership vuol dire che dobbiamo veramente della pace, dell'uguaglianza, della gente, dell'integrazione, dell'occupazione del mondo del disagio e tutto quello che sembra sulla carta una bellissima utopia, ma però noi dobbiamo provarci, perché è un mondo che a questo punto, così com'è, non ci piace più. Noi siamo abbastanza fortunati che siamo in Europa, però assistiamo ugualmente a una serie di problemi e non possiamo esserne così dei testimoni vale per il caporalato, vale per tante cose, ce l'abbiamo in casa nostra e quindi non possiamo certo ignorarli. Tutte queste cose li vuole risolvere l'Agenda 2030. Su questi temi da parte delle grandi aziende. Questo è B Corp, B Corp che vuol dire Benefit Corporation, che sono le aziende che hanno messo nei loro obiettivi, nei loro statuti, nelle loro procedure aziendali l'attenzione al benessere dei lavoratori e dell'ambiente in cui operano. Io vengo dalla Barilla, quindi faccio l'esempio della Barilla. La Barilla è un'azienda che da sempre è attenta al personale, quindi parliamo di welfare aziendale, è attenta al territorio dov'è, a Parma. Le cose molto importanti che ha fatto la Barilla, ci vorrebbero dei volumi per descriverle, però vi dico solamente, l'università, la facoltà di ingegneria l'ha fatta la Barilla, l'ospedale pediatrico l'ha fatto la Barilla, la sistemazione piazzale Santa Croce, cioè, il museo di Mammiano ha fatto la Barilla. Ci sono delle cose importanti. Questo perché le B Corp partono dal presupposto che se l'ambiente è un ambiente che cresce, è questo che favorisce l'azienda nel suo business, cioè la rende competitiva. E va volentieri a lavorare perché si sente tutelata, si sente protetta in quelle che sono le esigenze che abbiamo tutti noi, è sicura del posto perché l'azienda è fortificata, cresce, dà lavoro e produce benessere. Pensiamo solo a quest'ultima fase dove c'è stata la scelta di questa azienda di produrre solo con grano italiano la pasta che mangiamo in Italia. Questa è stata una scelta molto sofferta, ponderata, del grano che viene dai grandi paesi che producono grano. Il 100% grano italiano è una realtà, in più è una realtà controllata, perché la Barilla, come del resto fa anche Mutti, pomodoro, ha praticamente il monopolio dell'acquisto del grano in Italia, il Mutti sul pomodoro. Estensiva, che produce il controllo continuo, che vuole lo spazio per le api, perché queste danno il senso e l'input per la biodiversità. Ecco, tutto questo produce del grano che va bene per la produzione della pasta che noi mangiamo. Ecco, quindi questo cos'è l'esempio? E questo vale anche per Mutti. Filiera che si è mossa sull'ottica della biodiversità e dello sviluppo sostenibile.
i costi può darsi che siano e noi cose ovvie. Quest'anno ha fatto l'esperimento di produrre sul campo. Produrre sul campo vuol dire che ha fatto una stazione mobile di produzione e è andata nei suoi campi, quelli dove ci sono i suoi coltivatori, e ha prodotto il pomodoro man mano che matura. Quindi diciamo che ha fatto una scelta molto importante. Quindi entra il pomodoro ed esce il barile con la polpa poi da trattare. Non dimentichiamo che oggi il procedimento del pomodoro è un altro di quelli che nasconde tutta una serie di passaggi complicati e con interventi molto delicati. No? Oggi la frutta e verdura che mangiamo è inutile che ce la nascondiamo, è quella che è. Ecco perché c'è questo aumento che abbiamo visto prima, molto importante sul biologico, che pur con tutte le sue criticità garantisce che quindi la voglia di mangiare bene è in tutti noi, perché l'alimentazione è un aspetto fondamentale del nostro vivere bene. Quindi noi vogliamo vivere bene e partiamo da noi stessi. Quindi questo per dirvi come su questo numero in particolare, di come le B-Corp si stanno muovendo. E le B-Corp, così per combinazione, sono tra quelle che nel sarà Iren, ci sarà la Laterlite, ci sarà Mutti, ci sarà la Rosa dell'Angelo. Tutti big che danno della sostenibilità uno dei must della loro iniziativa. Mi sembra che su questo punto siamo tutti d'accordo. Queste sono aziende che vanno molto bene, quindi bisognerebbe cominciare a dire che la sostenibilità costa. Potranno cominciare a fare delle scelte come sulla plastica, come sull'attenzione ai dipendenti, come su io dico sempre una volta, non per fare nostalgico, ma quando c'è stata la Grande Guerra, io non l'ho vissuto, non l'ho mica fatta, però ne ho subito gli effetti. Ricordo che si andava a lavorare con piacere perché c'era la ricostruzione. Lavorava cantando, perché tutti i giorni si vedevano delle case che andavano su, del lavoro che cresceva e della soddisfazione. Lavorando ci siamo in una situazione in cui i nostri agi e quindi non più così entusiasti sul lavoro che facciamo. Anzi, il nostro entusiasmo, secondo anche la scala di Maslow, è fatta perché vogliamo rispondere ad altri bisogni. Vogliamo riposarci, vogliamo riposare, vogliamo andare in giro, vogliamo avere delle esperienze e vogliamo fare questo. Nascono nuovi lavori, perché vedete, poi quando parleremo del turismo rientriamo nel tema, oggi quello scatena nuove attività che danno valore aggiunto a una filiera differente, che non è quella produttiva ma quella dei servizi. Dobbiamo però tenere presente che appunto tutti devono dire. Allora la sostenibilità generale è un discorso che corre il rischio di causare morti e feriti, perché bisogna digitalizzarsi velocemente e
bisogna vedere se la struttura è pronta per raccogliere tutto questo. Facciamoci l'esame tra di noi e vediamo se siamo in grado rapidamente di diventare tecnologici, al di là dell'utilizzo dello smartphone e un po' del PC, e se siamo veloci nel metterci dentro questa digitalizzazione estrema, e soprattutto se siamo in grado di gestire dei servizi. Già oggi vediamo che il pago PA dà dei problemi, la denuncia automatica fa fatica a decollare, insomma, quindi. Qualificano il recupero del borgo e il fatto che ci siano le linee veloci di comunicazione. Per cui uno arriva, fa quello che deve fare, poi di qua lavora, piuttosto che comunica, piuttosto che si diverte, piuttosto che prepara delle visite per andare a vedere i nostri geositi. Tempo e spazio alle... No. Va sempre bene la registrazione? Ti piacciono meno, e quindi rimangono sempre da fare tante cose, dall'educazione al divertimento, al lavoro, al riposo. La gente viene volentieri qui, se poi ai sentieri, perché gli piacciono fare i sentieri, però vuole arrivare e sapere prima dove va, poi dopo durante la strada non perdere il contatto se rimane da solo. Cioè c'è una serie di problemi oggettivi che sono un aspetto di praticità, e quindi questo dicono gli studiosi che dovrebbe creare tanta possibilità di lavoro, tanta possibilità di intervento e tanti vantaggi per riuscire a scegliere e scansare i pericoli e sfruttare le opportunità. Diciamo che la cosa è possibile, ci vuole una gran volontà e una voglia di fare. Ecco, secondo me è quello il tema, voglia di fare e di buon senso. Se abbiamo queste voglie e questo buon senso, possiamo farlo. Se invece magari abbiamo o che non è una cosa nuova. Il MIBACT, quindi il Ministero della Cultura, è già da 2 o 3 anni che fa dei bandi per il recupero dei borghi, soprattutto devo dire del centro e centro-sud. E tra le difficoltà che sono emerse è proprio quella dopo di rendere i comuni attraenti. Perché? Sulla carta è bellissimo venire a Bardi, poi uno qui non trova i servizi a cui è abituato, perché il cittadino è abituato che ha vicino tutto, ha vicino l'ospedale, la protezione civile, ha tutto, ha la rete che va, ha tutto. Viene qui, non ha questo, non ha quello, non ha gli asili, non ha è lontano dal lavoro, non funziona la rete, cioè ha una serie di... Ci sono gli odori degli animali, per dire, no? Ci sono le difficoltà che sono enormi, e soprattutto la comunità non fa niente per accogliere. La comunità non si rende conto che arriva il signor Vincenzo Colautti e che ha bisogno di sentirsi a casa. Guarda che questo del sentirsi a casa è un claim che le recenti indagini per il nuovo turismo è basilare, cioè la gente arriva, vabbè, si mette lì, ha preso in affitto, se va in un B&B è già accolto, ma se prende la casa in affitto, si compra la casa, se l'affitta e la vive e viene su per vivere come a casa in un ambiente migliore. Invece deve venire su e trovarsi a casa. A casa vuol dire che vai fuori e scambi una chiave.
Io sono andato lì 50 anni fa, devo dire che sono più ovigliese che parmense a questo punto, però mi sono arrivato e mi sono dato da fare per farmi conoscere. Ho visto subito, vai dentro, la gente mica ti conosce, ti dice sì o no, buongiorno. Ti dica, ah bene, è venuto a star qua, ti chiede, conosce. Compra casa, si trasferisce, i figli vengono su, è bello ritrovarsi, ogni annualità. Guardate che quello della semina, della relazione, è un altro aspetto fondamentale. Non che va in giro e lo dice, beh, qui non si può fare niente. Come non si può fare niente? Mi piacciono far rivedere quelle cose, ma qui c'è il mondo. Vai a raccogliere le ortensie selvagge. Ma c'è le ortensie selvagge? Sì, ce ne sono 50. Sono dei noccioleti da far paura, i castagneti. Vai a raccogliere le castagne. Allora, puoi fare delle cose che se non te le dico, non te le inventi. Perché la gente viene, il cittadino è un cittadino. Questo pacchetto, beh, ci ha fatto un bellissimo articolo l'altro giorno, bellissimo. Ha portato questo pacchetto come l'amico Cardinale ne ha portato un altro, come io ho portato del vino, perché volevo fare qui con altri che chissà quando lo porteranno, già una prima bacheca di quello che offre il territorio dal punto di vista dell'eccellenza alimentare. Perché la cultura va a vedere la tradizione che c'è. E questo è il tema. Quello deve trattare questi prodotti e farà affari di più ancora. Anzi, quando il turista scende, ordinerà da casa sua, perché adesso c'è questa fruità delle possibilità, che ti mando il cestino a casa, te lo mando ogni settimana, te lo mando. Qui ad esempio c'è l'esperienza del nostro amico della bio, come si chiama? Biomerceologia artigiana, qualcosa del genere. Cioè, quindi vendere con profitto a Parma 2 volte alla settimana e che viene frequentato perché ha questi tipi di offerta che sono un grosso richiamo. È chiaro che se uno viene su, prende solo le patate, poi si tirano giù, è finito lo scopo. Ma se lui viene e dice, guardi, provi ad andare a vedere là che abbiamo la vetrina con tutti i prodotti. Viene fatto ad hoc, solo qui, non di roba comprata e poi riunita o messaggiata. Trova il miele di Bardi. Ecco quelli che sono gli elementi che fanno raggiungere alcuni di quegli obiettivi precedenti, perché sono anche cose che si possono misurare, se no allora, le B Corp fanno tutti gli anni il bilancio sociale. È una cosa molto interessante ed è una lettura interessante. Ho assunto 10 disabili che si trovano bene. Abbiamo raggiunto il 60-40 tra uomini e donne. Abbiamo coperto i dipendenti con il welfare, siamo intervenuti in iniziative che fa il terzo settore, che sarebbe quel grandissimo comparto
che fa tante cose che se non ci fosse ma sta su perché c'è qualcuno che lo aiuta. Ecco, allora, questo è un documento estremamente interessante e guardandolo chi lo fa comincia a dire e a misurarsi: sto facendo questo, quindi sono arrivato a questo punto e mi propongo qual è l'impegno che prendo per il 2.0, eccetera. Abbiamo ormai 15 anni per arrivare al 2030, quindi 15. Brava, se non ci pensa dice ma domani mattina. Ma perché non ci pensano i nostri politici a dire, insomma, io adesso dico Bardi, permettiamoci di criticare Bardi, ma è l'esempio di Bardi vuole diventare, questo è il risultato che dovrà essere il 25, un comune sostenibile. E lo è già in diversi punti. Come farlo per gli altri? E misurare la soddisfazione dei nostri concittadini. Ecco, adesso vi faccio girare questo, per esempio, che è una piccola cosa che fa il Cigno Verde, che è una entità del terzo settore. Ecco, e se voi lo guardate, lo fai girare per cortesia, e lo girate, lo guardate, ecco, guardate direttamente qui dove sono i gol, però vi rendete conto? Ecco, immaginate quello che fa Iren, per esempio, no? È un documento che potremmo guardare con attenzione perché ci dà veramente degli stimoli dove questa famosa agenda, qui ci sono tanti punti, ha bisogno di farli riempire questi punti, no? Di cose concrete. E le cose concrete sono tante, ma ognuno di noi può fare la sua parte e la sua parte dà un contributo fondamentale al risultato. Tant'è vero che qui, ci sono, dato che il capitolo era il nono, quello che riguarda o ad altri tipi di utilizzo. Abbiamo costruito capannoni che adesso rimangono là come cattedrali del deserto. Hanno fatto fare fogne, impianti elettrici, tutti i servizi, quindi strade, tolto un'enormità di verde e alla fine cosa succede? Inutilizzato, perché l'ho fatto uno più nuovo da un'altra parte. Ma non si poteva mettere a posto quello lì? Bonus, per esempio, non si può fare tutto solo bonus, perché se no c'è un invenduto da far paura, a far paura. No, non si può per tante ragioni, anche perché il mondo cambia, arriva la stazione ferroviaria. Buongiorno signor sindaco, arriva la stazione ferroviaria, è più comodo avere uno svincolo, questo fa cambiare, eh? Poi ci sono problemi geologici, si verificano degli smottamenti, non va più bene, bisogna tenere presente anche questi, però dovremmo essere in grado, abbiamo un sacco di architetti in azione, ma diamo questo input di prevenzione. La prevenzione vuol dire prevedere. Siamo tutti in deserto, cambiamo anche noi, eh? Anche, e quindi allora dobbiamo fare in modo che non sia tutto occasionale, che quello che succede, succede. Non è così. E la sensibilità del sindaco, del singolo sindaco che sensibilizza questa provincia che esiste o non esiste, che sensibilizza la regione, deve essere un momento di vero. Questa è una dinamica micidiale, è proprio un arroverarsi verso il peggio.
Poi ci si meraviglia se poi dopo è stata fatta una cosa, l'amministrazione seguente lo contesta, quella ancora lo ricontesta, lo rifà, cioè è tutto un altro che tela di Penelope. Questo qua è qualche cosa su cui non potremo mai dare una soluzione. Allora bisogna che il discorso passi attraverso le nuove generazioni, che per generazioni già i quarantenni dovrebbero cominciare a entrare bene in quest'ottica. Continueranno a ragionare come sempre e distruggere le cose, non distruggere in senso immediato, ma perché sono loro che le sfruttano tutte. Cosa rimane? Rimangono i suoli che non si può più costruire, rimangono i casermoni inabitati, rimangono i deserti, rimangono questa roba qui. Cosa se ne fa la nuova generazione di questa roba qua? Cosa se ne fa? Adesso c'è la corsa, tutti diventano green perché montano tirano sugli alberi. Beh, ma non sarà mica quella la soluzione, quando hai fatto piazza pulita di tutto e poi vai a montare. Gli alberi, li pianti dove hai fatto dal casino. Adesso io sono reggiano, ho assistito al nuovo impianto che ha fatto Maramotti, la Max Mara, o quello che ha fatto la Davide Saparma, no? Ecco, quelle sono realizzazioni che resisteranno nel futuro. Quelle sono, perché? Perché ha previsto delle cose, ha previsto il verde, ma non il verde della piantina così, ha previsto il verde che copre tutto, un abito. Cioè ha previsto delle cose che sono queste qui. Ha fatto delle cose che tengono presente la visione del futuro. Questa è materia che andrebbe insegnata a scuola, c'è poco da fare. Poco da fare. Non basta che alla domenica facciamo il raduno per il riciclo dei rifiuti, è una delle tante cose, va benissimo, ma poi dopo questo riciclo, a parte che deve essere funzionale, finalizzato, vero, recuperato, eccetera, dobbiamo ricordare che quando si fa un acquisto se serve o meno, e questo proiettarlo in una dinamica di periodo. Adesso che c'è questa forzatura che per l'azienda, finché venga tagliata questa dei prodotti, parliamo degli elettrodomestici in particolare, non può essere che tutti gli elettrodomestici dopo 2 anni scadano e contemporaneamente non si riescono più a usare, o sono già obsoleti perché le aziende hanno in pancia delle soluzioni. Questo che devo dire, non si finirà della roba, mai. Perché i cellulari non parliamo, insomma, no? Quindi questa modalità di definizione anche della produzione è discorsamente importante, anche perché c'è la stragrande maggioranza del globo che di questa roba ne avrebbe bisogno come il pane, e quindi evidentemente bisogna riuscire a trovare un qualche cosa. So che con questa attenzione un po' diversa, in parte causata anche dal Covid, secondo me il Covid ha fatto capire che la gente che non si scherza, e quindi se non stiamo veramente in campana le cose possono essere serie. Idem per le catastrofi, c'è stato il record di catastrofi naturali, è evidente che chi non è contattato o coinvolto da questo la vive per televisione e poi aspetta la prossima catastrofe, ma non è così che può funzionare, non è così che può funzionare. Quindi è sperabile che le nuove generazioni possano dare un input importante verso questo miglioramento. Quindi dicevamo, lo sviluppo delle infrastrutture, quindi dice qua, che abbiano qualità, affidabilità, sostenibilità, resilienza. Che facciamo? Prima parlavamo dei colori, della colorazione, ma i colori per casa, questi colori ad acqua che poi dopo non mettiamo, e che poi dentro hanno sempre delle sostanze per
molto importante, no? Più sperabile. Però io sono convinto che se ci fosse una drastica attenzione a questa, anche le aziende migliorerebbero. Io credo fermamente nella tecnologia e quindi lo vediamo, il miglioramento è continuo, non è così. Tecnologico e poi sulla parte produttiva, però è la tecnologia che ci può aiutare, facendo anche la riduzione dei costi, rendendo compatibili gli impianti e continuamente, come in un anno ho trovato il vaccino, io dico tante cose si potrebbero migliorare e tante cose sono disponibili nelle università, è che manca la possibilità di rendere veloci e pratiche queste cose per dar sfogo ai prodotti. E non basta i prodotti cambiarci solo l'astuccio o cambiarci solo la confezione. Cioè, quella è una così un maquillage, non è un'innovazione, ci vogliono delle innovazioni vere e quindi la ricerca che sarà un altro dei mestieri che verranno potenziati, perché c'è bisogno di teste nuove che siano in grado anche di progettare dei prodotti che per le generazioni anziane non serve più, ma serve per i giovani, per i giovani. Allora, abbiamo detto qualità, affidabilità, sostenibilità, resilienza. Tra l'altro anche questi sono quattro parole di cui se prendiamo questi giornali è pieno in tutte le sue forme. E poi, ecco perché vedete che salta sempre fuori anche il benessere umano. Sto benessere umano vuol dire stare in modo decoroso. Purtroppo abbiamo le cinture delle nostre città che si stanno trasformando in banlieue, quindi bisognerà fare di necessità virtù fino a quando non si dà. Ecco, promozione di un'industrializzazione che sia inclusiva e sostenibile. L'obiettivo è aumentare in modo considerevole entro il 2030 il livello di occupazione. Qui parla, è quello del 9, parla delle industrie, no? Prodotto interno lordo, raddoppiare la quota dei paesi in via di sviluppo. C'è un mercato enorme, è quello che sta coprendo la Cina. La Cina sta investendo pesantemente. Molto importante dove il lavoro continua e quindi è quello che sta comprando le materie prime dall'Africa, per esempio, no? Quindi, aspettarsi adesso c'è un problema con le farine, un problema con diverse realtà. E questo aiutando loro ci aiutiamo anche noi e nell'aiutarli aiutiamo a fare in modo che sia uno sviluppo sostenibile, non è che facciamo piazza pulita e gli distruggiamo tutto perché lo consumiamo. Bisogna consumarne una parte per fare in modo che si rigeneri e che ricresca con la stessa energia di prima. Aumentare la possibilità delle realtà imprenditoriali più piccole. Ecco l'altro tema, e questo riguarda anche noi. L'Italia è una realtà fatta di piccole aziende, in qualche caso di micro aziende, di unicellulari. Lasciamo stare i professionisti, che abbiamo più professionisti di tutta l'Europa messa assieme, più avvocati, più architetti, più commercialisti, più tutti. Perché? Perché le reti di imprese, i consorzi. Devo dire che nel nostro piccolo qua, volendo fare uno store, una vetrina, anche lì qualche incertezza che verrà superata c'è, perché il prodotto uguale all'altro, la concorrenza,
La concorrenza non è qua, la concorrenza è con, in questo caso c'è il castello, chiamiamo Grapparello. Grapparello è un concorrente. Grapparello prima del Covid, poi lo farà ancora dopo. Bardi si deve porre da arrivare anche lui a 60.000. Tanto vicino e Torre Chiara e Fontanellato, perché Parma, che è Parma centrica, se noi andiamo allo Yacht, non ha i Deplan di Bardi. Forse non ci sono, ma neanche mi richiedono, perché dicono, beh, Torre Chiara qua vicino, Fontanellato idem, ai turisti che vengono dice andate là. È chiaro che qui subentrano altri sistemi dove la comunicazione ha la sua importanza, chi non comunica non è conosciuto. Se guardiamo con le perle, bisogna ragionare in termini di competitività. Poi, una volta che avremo tirato sulla testa, diremo a Grapparello, caro Grapparello, tu ci piaci, andiamo assieme a fare il salone del caravan, quello che c'è ad Amsterdam, questo, perché allora vendiamo un territorio più allargato. Si sta sempre bene, vieni giusto nella settimana, stai 2 giorni da noi, 2 giorni là, 2 giorni Solignà, ti creiamo... un monocellulare, un cellulare, ma anche 2 o 3 persone, insomma, è convinto di fare il prodotto più buono del mondo e si accontenta di farlo. Ma perché non è la gente? Ma perché non lo conoscono, non lo sanno, non sei in grado di comunicare? Quando arrivano non hai l'accoglienza? Un insieme di cose che bisogna crescere. E lì io sono sempre fautore che il rapporto pubblico-privato sia importante. E il pubblico dovrebbe essere in grado di queste realtà. I start-upper cosa fanno? Vedete che nascono milioni e ne muoiono milioni perché sono piccoli, senza investimenti, abbandonati a se stessi. Allora c'è l'idea vincente. Ma l'idea vincente cosa fanno i grossi gruppi? Fanno delle convention e delle gare di partecipazione. Questo è il modus operandi. Allora, e gli altri muoiono perché hanno tutti bisogno di un supporto. Allora, in questa direzione, interventi interessanti sono i discorsi di co-working, dove c'è un'entità che tutto sommato io l'avevo ventilata quando avevo proposto la showroom, che secondo me potrebbe essere interessante fare un'area. Infrastrutture fisse per te, ma hai il tuo posto di lavoro condiviso, hai le tue reti, il tuo tabellone, hai tutto e tu puoi lavorare. E tra l'altro nel co-working possono nascere poi dei lavori comuni, dei lavori congiunti, perché nelle operazioni, specialmente oggi che c'è questa complessità, non dimentichiamo che si parla di ecosistema. Quindi ecosistema vuol dire che c'è un mondo. Io sto in via Repubblica 24 e quello è il mio mondo, non è così. Come mi muovo? Ho bisogno dell'architetto, ho bisogno dell'ingegnere, ho bisogno del professionista di altro genere, ho bisogno di chi fa il lavoro, ho bisogno dell'artigiano evoluto, ho bisogno di questa gente. Allora, perché non possono nascere delle reti di condivise? Si fa fatica, perché a livello singolo, a livello paese, a livello anche cittadina, queste cose sono molto più facili a Milano, dove l'anonimato permette
che il co-working sia uno sviluppo di relazioni. Invece qui si conoscono tutti, magari i genitori non andavano troppo d'accordo, i genitori delle varie persone. Ci sono dei contrasti, l'aspetto politico è molto acceso perché so che quello là vota per il rosso, io sono un nero. Portano avanti delle frustrazioni che impediscono che serenamente si dica, dunque facciamo questo business, mettiamo a posto questo edificio, tu fai la tua parte, faccio la mia, faccio questa, e ci presentiamo come una forza. Se no poi ci lamentiamo perché arriva la rete bolognese che fa il servizio. Dico, ma perché non l'abbiamo mica fatta noi? Perché non l'abbiamo fatta noi? Dunque, l'avevo detto prima, questo non è un monologo, è un qualcosa che deve essere interattivo. Non ho guardato se qualcuno ci ha chiamato. Lo sai, Giulia? Dov'è? Adesso non ho guardato se qualcuno, magari aspetta pure risposta, e noi invece siamo qui che andiamo avanti fino a domani mattina. Guarda, schiaccia. Guarda qua. Vedo? No, questo a fianco. Sì, questo. Ah, torno in giro. Vai giù, nuovi messaggi. Nuovi messaggi, ce ne sono quanti, fammi vedere. Voce vai e viene, ora si è ottima. Ci saranno slide, scusi, grazie. Dottor Luigi, buongiorno. Vabbè, se partiamo da capo, allora. No, okay. Grazie. Perché, che dici? No, partecipa naturalmente, no. Ecco questo qua. No, ma non ci sono domande. Ah, solo saluti. Se qualcuno invece ha delle domande da fare e le vuole fare adesso, Luigi. Sì, quindi ecco, mi raccomando, se su questi temi io procedo, ma se su questi temi qualcuno ha delle domande, quesiti, suggerimenti, osservazioni, idee, visto che adesso sembra che abbiamo sistemato tutto, le slide ci saranno e il film idem, e quindi possiamo poi andare avanti in questa direzione. Dico bene? Quindi torniamo a prima. Vedo che qui non c'è il tubo, però questo possiamo lasciarlo dopo, sempre, no? Dico bene? Sì. Perché così vediamo se qualcuno okay. Qualcuno ci risponde. Hai bisogno di tornare al documento di prima? Sì, torniamo al documento di prima che lo finiamo. Così. Allora, abbiamo detto, aumentare le possibilità delle realtà imprenditoriali più piccole. Anche perché parecchie di queste realtà potrebbero farsi carico di promozioni territoriali. Ripeto, qui ci manca quel documento molto interessante che è e di business. Allora, il discorso di un'entità centralizzata fatta di giovani, quando dico giovani e giovani, anche femminile, che faccia da ambasciatore, che faccia da promotore, ho detto prima solo del caravan, ma per esempio le entità qua economiche di Bardi avrebbero tutto un insieme di eventi a cui partecipare. Fra due mesi c'è Cibus in presenza, subito dopo c'è tutto Food, se parliamo del Food. Quindi l'arredamento, il modernariato, cioè, ed è qua, sono due realtà dove la promozione va fatta. Quest'anno ci sarà il Salone del Mobile, allora... Se vogliamo farci vedere, perché ci facciamo vedere dove c'è il mercato, non è che possiamo pensare di accontentarci di fare il mercatino qui. Il mercatino va bene perché serve anche a chi è venuto su in vacanza, perché il mercatino è sempre una grande occasione. Mi auguro che la Proloco si decida a muoversi e acceleri la sua presenza, perché l'accoglienza è un compito della Proloco.
in senso stretto, perché le letture, le tradizioni, i gusti, i colori, li trasmette la Pro Loco con le sue torte fritte in piazza, con le sue visite organizzate, con le brave guide che ci sono qui, perché non so, la comunicazione digitale non può essere tutto, perché non esprime il sentimento e non fa capire la qualità di esperienze che possono essere condotte. Uno va a vedere la cascata dove c'è il mulino di Bottarelli. Chi è che uno ci arriva se non glielo dico io, se non glielo dice la guida, se non glielo dice il botteghino? Cioè, tanti punti che si devono sentire coinvolti. Ecco perché spingo sul discorso di comunità. Perché sarebbe chiesto che tutti parlassero bene la reputazione, no? Parlassero bene di quello che c'è qua e trasmettessero il sogno di andarlo a vedere. La prossima volta lo vengo a vedere. L'aspetto, Giovanni, l'aspetto, Cioè, entrare in empatia con l'interlocutore. Entrare in empatia con l'interlocutore. Le guide possono fare tanto, perché fanno innamorare i posti che fanno frequentare, perché li raccontano e li fanno vivere. Se no, qual è l'esperienza di andare a raccogliere le more lì mentre si va nei rovi delle prime colline? Eppure no, mi faccio male, si mangiano, ecco, cioè, ma sono le more che tu compri al supermercato, solo che lì te le ho già finite, però senti queste qua come sono, e poi fai il paragone. Siete d'accordo o no? Siete d'accordo? Ma basterebbe veramente poco. Mi domando, perché il problema è che le piccole realtà hanno poco tempo, perché sono impegnate sulle loro attività. E quindi, facendo questo, già aver fatto quella cosa lì, Gabriella mi ha detto non chiedermi niente di più. Ha fatto quella bella confezione, no, questo è il mio apporto. È un peccato, però bisogna trovare il modo, il sistema di fare qualche cosa e dove tutti possono poi partecipare, no? Perché è la collettività che deve crescere ed anche superare, se ci sono anche degli ostacoli, no? Molte volte dal punto di vista di comunicazione. Volevi dire qualcosa? Tu mi sembrava, no? Alessandro? No. Io lo dico perché lo dico in casa mia, ma l'importanza del vigile. Il vigile, perché il vigile è l'antenna, è dentro, e ti dice, guardi, non parcheggi più qua, però può andare là. E vede, dai, sono andato in quel locale lì, c'era abbastanza sporco, cosa facciamo? Cioè, bisogna anticipare i problemi, no? Allora magari, senta, mettiamo a posto, le diamo una mano, facciamo, ti portiamo il corner, però fai piazza pulita, no? Cioè, elementi indiretti che ti fanno raggiungere uno scopo. E allora, chi ha sotto... Dunque, i tuoi sentieri, quanti problemi vedrai lungo la strada, no? Mentre si va. Allora, dice, caro assessore, che facciamo lì? Perché quello è un problema. Non subito me lo dica, perché così mettiamo a posto, o rifacciamo il giro, ci torniamo. Perché magari la gente poi una volta viene, rimane un po' così, uno dice, guardi, è cambiato, è migliorato. E ci vuole questo tipo di... perché è questo che poi dopo fa sentire la persona a casa, di far parte, non che vieni, t'ho pagato e sono a posto. Mi ha fatto vedere l'età del ferro, del bronzo, l'alluvione che ha portato via tutto. È fantastico, mai visto.
e attorno c'era un B&B post morta, per andare a dormire là. Questa è la molla che fa scaturire questo interesse, no? E questo modo, lei va, ecco, ad esempio, insomma, anche forse lo farete, non lo so, però la voglia di conoscere, c'è un piccolo gruppetto di persone che viene via, io avrei che ti dico quando facciamo qualche cosa e tengo. Guardate che in questo periodo di Covid, specialmente del lockdown, ci sono stati dei problemi, tanti. E faceva piacere ricevere la telefonata. Guarda, ma come sta? Mi ha fatto piacere sentirla. Perché fai sentire che sei interessato alla sua situazione. Speriamo di vederci presto. Se ha bisogno di qualcosa me lo dica, perché glielo mando, glielo posso portare io, ma fortunatamente i corrieri girano e quindi guardiamola. Non pensiamo di essere inopportuni. Che se no è naturale, che dico, come io faccio parte di un gruppo che va con Giacomo, beh, Caperi, ti ringrazio, ma poi dopo magari mi voglio dire, c'è stato veramente bene quel giorno lì, spero di tornare, dimmi quando ne fai un'altra o suggeriscimi un altro percorso, no? Ci vuole questo tipo di... Ma di bello a Bardi, questo ti risponde, eh? Non è che si spaventa. Posso essere utile dare qualche indicazione dove andare a mangiare, dove andare con qualcosa di bello. Guardi che c'è il castello aperto. Ma è naturale. Ci vuole. Quindi questo è il discorso che adesso dobbiamo trasmettere ai nostri B&B, ai nostri ristoranti, ai nostri bar, di valorizzazione. E valorizzano anche loro. E io mi dico, se tu hai dietro il corner, mi dice, ma li vendete questi qui? Uno può dire, sì, li vendo. No, li puoi andare a comprare là. Se poi gli serve un pacchetto, glielo mando. Quante cose può fare? Se non lo fa, tutte queste cose sono vietate. È d'accordo, vice sindaco? Ecco, un... parente del nostro vice sindaco sta aprendo un nuovo punto. Di dare un taglio che raccolga questi elementi, no? Quindi del fatto di avvicinare la sua produzione al consumatore finale. Oppure anche chi può essere un opinion leader, no? Devo dire, per esempio, dico, io se vado a vedere che c'è qualcosa interessante e uno dice vado a Bardi, dico, senti, passa di là, perché ti trattano bene e poi solo ti porto a casa tua. Ricordate sempre questo discorso. Mi trovo delle motivazioni che immediatamente mi mettono in sintonia con la persona. Senza. A lei piace secco o frizzante? Cioè, vado non così, un buongiorno, buonasera, ti metto qui un bicchiere, è buono? Le piace? No, lo bevi? A lui non entra nessun tubo.
e a te non interessa un tubo saperlo. Questa, no, siamo in questo anonimato, perché tutti i giorni. No, tu sei una persona e ti valorizzo. E tu, quando vai via, dirai: guarda, sai che in quel bar là, veramente bene, ho fatto tante proposte, ho fatto sentire, grazie della presenza, mi ha fatto sentire, volevo una cosa, poi finire che ho mangiato là. Volevo una cosa e finire che ho mangiato là. Questo è il tema. Le infrastrutture vanno aggiornate. Incidenti sul lavoro sono successi durante il Covid, perché le restrizioni, i costi da ridurre, eccetera, perché uno ha fatto delle operazioni fuori le righe, e quindi se togli una sicurezza non ti va sempre bene, quella volta che ti va male, ti va male. E quindi l'ammodernamento, avere sempre le cose funzionanti, precise, è indispensabile. Che questo porta a delle soluzioni di mercato. Questi sono i grandi, grandissimi temi su cui lavorare. Se guardiamo il filone che era pensate, questo è solo il numero 9, quello che riguarda le imprese, quello che riguarda il lavoro, che è quello che consente di aumentare il PIL. Il lavoro, il benessere dei cittadini, il lavoro è quello che ti toglie dalla strada, dalle nevrosi che ti vengono procurate, e il lavoro secondo quella ottica dove l'ambiente dignitoso e accogliente è un ambiente, non che quando vai là trasferisci le tue nevrosi. Sei in contestazione con colleghi, capi reparto, sotto reparti, e quindi la nevrosi aumenta e c'è bisogno dello psicologo, dello psichiatra. No, non può essere così. E qui anche quindi l'ambiente. Il punto di lavoro, perché il punto di lavoro è. Evidentemente tutti gli assembramenti sono dei punti di contrasto. C'è la carriera, c'è la meritocrazia, c'è l'efficienza aziendale, ci sono tante cose che sono fonti di scontro, fonti di nevrosi. E questo preoccupa le Big Corp, perché questo inficia la qualità del lavoro, influisce l'efficienza, mette a repentaglio. Quando la centralinista è incavolata e risponde male a chi chiama, quello non chiama più. Cosa che ha una sua dimensione, una sua compatibilità e che non crea altre fratture. Il mondo del lavoro ha questo tipo di problematiche. Ecco, tutti gli altri noi dovremmo fare ad ognuno di questi questo tipo di analisi. Non possiamo certo farlo, però possiamo pensare che in grandi comparti, per esempio la salute e il benessere, no? L'acqua, l'energia, l'abbiamo già detto, Bardi per certi versi l'ha già risolta, ha questa... davvero a qualche cosa d'altro. E poi c'è il discorso
economia circolare, quindi parliamo dei rifiuti, parliamo di cosa potremmo fare per migliorare questo e dare dei valori. Ricordiamoci sempre che sono tutte attività che possono far nascere delle attività nuove e quindi possono far crescere delle persone. Non so come sia posizionata la problematica nel punto del villaggio artigianale, di altri punti, bisognerebbe un pochettino esaminarle e vedere in quale percorso si può migliorare, no? Da questo punto di vista. L'altro è quello della mobilità. La mobilità, allora, le città oggi, se prendiamo Milano, se prendiamo Bologna, se prendiamo la stessa Roma, stiamo facendo grandissimi investimenti nella mobilità elettrica, sia per quanto riguarda i bus, sia per quanto riguarda i servizi pubblici. Quindi ormai si è invasi. I taxi, Milano ormai li ha trasformati tutti, almeno ibridi, si stanno muovendo. È evidente che c'è ancora un traffico micidiale, l'Italia è fatta in un certo modo, una mano la stanno dando le big fanno il giro a prendere i dipendenti e li riportano a casa la sera, e quindi questo toglie una fetta di traffico, però insomma, c'è il problema di scuole, i bimbi, i ragazzi, ci sono dei problemi, però l'orientamento è quello, no? Di trovare, bisogna sfruttare meglio i discorsi alternativi e qualcosa in queste direzioni si vede. Se guardiamo Parma, stanno facendo interventi a scapito del discorso auto, ci mettiamo in testa di usarla meno, ma io sono convinto che non è solo il consumo privato che conta, ma è proprio quello di lavoro e industriale. Guardate quanti camion ci sono adesso, poi io vedo che è aumentato in modo smisurato l'utilizzo dei camioncini piccoli per evitare problemi, però adesso di questi ce n'è veramente un treno in modo esagerato. Poi, essendo aumentato così tanto l'e-commerce e l'home delivery, quelli sono aumentati. È un problema che risolvere un tempo i problemi non sarà semplice, a meno che anche la stessa struttura distributiva, penso la grande distribuzione, non faccia veramente dei cambi colossali di proposta. Però questo vorrebbe dire come risolvere nel breve periodo. E poi dobbiamo dire che in questo periodo di Covid è stato ridotto notevolmente il traffico automobilistico, ma quindi vuol dire che la faccenda non è tutta lì. Quindi dobbiamo pensare a tutte le altre forme di grande inquinamento, da riscaldamento, a parte che non siamo riusciti del diesel, e quindi non vedo di cosa stiamo parlando, no? Cioè, non è cambiato un tubo praticamente, nonostante le voglie e i desideri, perché è troppo grande il parco, sono troppe auto diesel anche presso i venditori, in qualche modo quelle andranno sistemate, e quindi pur con la riduzione per si può fare molto, e questo bisognerebbe che il passaggio, noi
Qui forse non ce ne accorgiamo, dico perché ormai c'è tutto metano, c'è il riscaldamento, vedo Reggio, vedo Parma, insomma, che si stanno muovendo, vedo Brescia, vedo anche lo stesso Milano che drasticamente sta passando in queste direzioni, però ci vuole del tempo e nel frattempo c'è da smaltire tutto questo un po' di roba. I pannelli solari stanno andando avanti, anche quelli poi si dovranno smaltire. Vediamo questo sforzo. Abbiamo risparmiato un sacco di CO2, vediamo che miglioramenti ci sono, anche se stiamo assistendo a questo. Abbiamo la sfortuna di stare in Emilia-Romagna, che è una delle aree più inquinate del mondo, per cui dobbiamo fare. Una posizione molto importante come territorio inquinato, perché agricoltura e industria fanno la loro parte. E quindi anche i tanto declamati prodotti eccellenti durante la filiera ne combinano di tutti i colori. Sì, troppa acqua, troppi concimi, troppi scarichi usati. Anche di residui industriali, metalliferi erano usati come concimi, quindi c'è di tutto in questo campo e ogni giorno salta fuori qualcheduno. Prima si parlava dell'Odigiano, il Lodigiano non ne parliamo, no? Perché è una fonte di giganti che buttano per terra tutto quello che c'è e quindi questi sono problemi. È vero che ne vengono scoperti tanti, però. Di getto non vengono presi perché in agricoltura ci si lascia molto spesso, in molti casi, corrompere perché queste cose vengono offerte gratis o addirittura con pagamento, per cui. Chernobyl passerà anche questa. Non è così e non sarà così. Anche perché i nostri fisici non sono più quelli di Chernobyl. Siamo in tanti, si è allungato la vita, ma non è che il fisico sia diventato più robusto di prima e lo si vede dalle malattie che purtroppo colpiscono tanta gente giovane. Il 2030 è il nostro. La nostra guida che ci dà gli obiettivi. E quindi quando facciamo qualche cosa dovremmo renderci conto del nostro danno che provochiamo nel fare alcune attività e quali benefici invece stiamo dando. E anche essere consci, gratificati di questi benefici. Mi viene a pensare ai risultati ottimali in alcune zone, tra cui il Trentino, sul riciclo dei rifiuti e sul fatto che ci sia questa tesserina che consente di misurare esattamente quanto produco danni. No, quanti danni produco o che beneficio ho facendo alcune cose e che mi dice. Purtroppo ci vogliono anche degli investimenti nel predisporre le cose. Questi cassonetti hanno un costo, non si vedono, ci sono, ma hanno un costo, la loro gestione ha un costo. Quindi dovremmo pensare che per far questo una certa fetta di risorse devono essere destinate a risolvere i problemi per avere anche noi stessi una ricompensa. Diciamo, dimmi. Facciamo un question time. Facciamo un question time. Allora, andiamo sulla rete. Sulla rete andare. Allora, vediamo se c'è qualcosa.
Domande? Lampante, magari c'è qualcuno che dice la sua. Sembra che funzionano tutto eccellente, grazie. Vabbè, qui siamo a posto. Allora. Grazie alla dottoressa Berni. Bene, la dottoressa Guerra, la sto guardando. Un po' di saluti. Ecco, mi ricordava la dottoressa Berni, appunto, se tra i vari esempi che abbiamo citato c'è qualcosa che abbiamo realizzato. Per esempio, dobbiamo dire che noi, partendo dal progetto del rigenerazione di Bardi, come vi ho accennato, siamo partiti dall'esperienza fatta dai vari bandi MIBACT, ci sono in giro delle cose eccellenti. E abbiamo ascoltato la testimonianza dei borghi autentici d'Italia, dove all'interno ci sono comuni che si sono indirizzati verso una valorizzazione tecnologica del territorio, un intervento di rifacimento della struttura edilizia e che ha avuto poi la creazione di eventi ad hoc, che in qualche caso è stato particolarmente fortunato perché gestito con competenza anche a livello internazionale. Per esempio il fatto di sensibilizzare i nativi del luogo che sono andati all'estero. Bardi fa qualcosa del genere, ha una famiglia bardigiana molto nota nel mondo, vengono fatti ceni eventi, noi ci stiamo proponendo di studiare anche qui degli eventi un po' più particolari. E quindi ecco, mi interessava sapere se qualcuno di voi nell'area che abita, che sta o che in modo per ragioni professionali abbia avuto modo di toccare delle realtà che stanno vivendo questo cammino e quindi che possa dare anche a noi degli esempi significativi e con cui poi dopo confrontarci. Mi risulta che anche in Liguria quindi poteva essere molto interessante sentire viva voce questi esempi e che ci portano nell'ambito del turismo anche sostenibile. Noi nell'incontro che abbiamo fatto sul tema l'altra volta abbiamo un po' scandagliato e suddiviso questo discorso del turismo sostenibile, diciamo che partendo dall'outdoor, quindi il turismo all'aria aperta, poi va a toccare le varie abbiamo parlato delle moto, ecco, esempio bici e moto sono due realtà che Bardi vede molto spesso presenti, un po' meno il caravan perché non è attrezzato ma si attrezzerà, i camperisti sono un turista molto interessante perché è un turista che si ferma, è un turista che vuol fare delle esperienze, un turista che ritorna e un turista che vuol sentirsi a casa, perché dato che lui la casa ce l'ha già, quando la colloca la vede inserita nel contesto dove si è posizionato. E poi abbiamo anche parlato ecco, del turismo archeologico, quello dei Gesuiti, che di poesia piuttosto che di letteratura, del turismo o di mostra d'arte.
Parliamo del turismo naturalistico, in cui qua c'è un'offerta molto importante di sentieri di qualità, quindi qui il vivere nella natura è anzitutto una medicina per il corpo, perché tutto il turismo sostenibile in genere appaga. Andare a vedere una bella mostra è una medicina, andare a sentire un bel concerto è una medicina, perché i nostri neuroni da un lato si rilassano, dall'altro invece imparano e convivono l'atmosfera che si crea in incontri di questo tipo. La vita al castello è una cosa molto importante. Monaco hanno avuto il titolo dai Landi di Bardi. Questa c'è quindi una narrazione molto importante che fa rivivere alcune situazioni cavalleresche di primo ordine. Ecco, allora il turista che viene, e in genere questo è un turista che vuole essere coccolato e avere le esperienze. E queste esperienze sono proprio quelle che si collocano nelle aspettative che vuole il turista dopo Covid. Quando ho avuto tempo, durante il Covid, durante l'intermezzo del Covid, dove non c'era il lockdown, e adesso in questo primo mese di giugno, viene a cercare. Cosiddetto lento, viene a cercare i gusti, vuole sentire i prodotti del posto, vuole comprare le eccellenze locali. Viene a Bardi, ma va dappertutto, è dappertutto così. E quindi ecco come il turismo sostenibile comincia a diventare quella valvola che da un lato ti procura contatti, dall'altro ti obbliga a poter gestire questi contatti. E quindi dove è possibile registrarli, dove è possibile ricontattarli, dove è possibile invitarli, dove è possibile farsi ricordare da loro. Delle cose buone di Bardi aiuta a farsi ricordare. Lo dico sempre ai nostri produttori. È il minuto per farsi ricordare. Con dentro una guida o audioguida per venire a Bardi e un ricordo sui bei tempi che sono stati trascorsi. Mentre nel frattempo ho letto fantastico, che sarà ancora di più, che sarà un'oasi di nocciole proprio. Una cosa fantastica da vedere, dove si vedono degli animaletti, dove si respira, dove poi si raccolgono le nocciole, e quelle sono buone davvero, così come le castagne, e si scoprono anche lì di castagno, il bene di castagno è molto molto buono, unico, che resiste rispetto a tutti quelli famosi che vengono anche dal sud, dove ci sono queste castagne, sono in concorrenza, ma poi vicino limitrofo c'è l'area dei funghi, che sono unice nel mondo. Allora, uno può abbinare, abbiamo già visto, nocciole, castagne e funghi. Pensate che abbinamento. E le trova così, in natura, così come trova le more, come trova i piccoli frutti, come trova queste cose. Allora, la visita naturalistica tra questi sentieri vi fa star bene per una settimana almeno, garantito, perché poi vi fate degli amici, le guide sono vostri amici, e vogliono che c'è stata nei due lockdown ha fatto 50.000 visitatori, perché normalmente ne vengono 155.000.
Ecco, questi sono tutti visitatori che cercano viaggi come quelli che abbiamo delineato, di venire nella natura, di fermarsi in un punto attrezzato, magari con la colonnina elettrica, perché a questo punto anche loro hanno delle esigenze e anche i caravan si sono aggiornati, e stare 2 giorni, vedere il territorio, conoscerlo, prendere i prodotti e poi andare a casa. O andare a vedere un altro camper in un'area attrezzata, protetta e, ecco, protetta. Protetta vuol dire che il Covid c'è sempre, quindi noi dobbiamo tenere presente che dobbiamo dare anche sicurezza ai nostri interlocutori. Oggi il turista sceglie anche in funzione dei parametri di sicurezza. Tu vieni, non c'è confusione, vedi che c'è aerato, vedi che ti consiglio di metterti, di lavarti le mani, vedi che sono proattivo e ti metto a tuo agio. E deve essere una cosa naturale, non forzata, perché altrimenti se forzata lo si vede subito e ottiene l'effetto opposto. Deve essere una cosa naturale. Il fatto di poter indicare lo strumento per lavarsi le mani, il distanziamento giusto e il portarti, ahimè, le confezioni compostabili, è un indice di grande attenzione. Noi dobbiamo questi discorsi di sicurezza, di relazioni che fanno parte di questo grande mondo dell'empatia, dobbiamo averlo nel DNA. E nella nostra lingua, che sia l'italiano, il dialetto, il bolognese o altro, dobbiamo corrisponderlo. Guardate che volevo parlarvi velocemente, lo faccio adesso perché ho ancora qui una delle nostre guide, è uscito un bellissimo libro adesso che parla proprio dei sentieri della Valceno. Ecco qua, quindi tutta una serie di suggerimenti, di scoperte, perché vedrete dei calanchi, vedrete delle cascate, vedrete delle rocce, dei sentieri, che sono veramente unici. Ma dico unici perché parliamo adesso di Bari, altri territori, hanno tutte le cose sono interessanti. Ah, perché non me lo hanno visto forse, eh? Ah. Però non si accende. Ah, volevo farvi vedere che non ho il libro perché è andato esaurito. Perché è andato esaurito, eccolo qua, forse adesso lo vedete. Allora, è questo, è andato rapidamente esaurito perché veramente è una. Ma qual è sto posto qua? Perché? Adesso dico, parliamo male dei bravi. Il Trentino, il Trentino è l'emblema. È l'emblema di come si lavora. Il Trentino che ti dà le mele tutto l'anno. Ma le mele nascono tutto l'anno? E questo ci pone dei dubbi per quel discorso che dicevamo prima delle risorse che usi. Che spreco di risorse avrà per avere le mele tutto l'anno? Però questo, lasciamolo stare un momentino, se no ci interrompe il sogno. Ma il Trentino è sempre l'oggetto del desiderio. Allora io ho i miei che sono di un'altra parte dell'Appennino, quindi della parte, parliamo dove c'è il Montefuso, con i confini con il mondo reggiano, anche là ci sono dei bellissimi posti, però sono completamente ignorati, salvo da quelli, ecco, un turismo interessante sono i ciclisti, i motociclisti, perché le vanno a cercare queste cose, gli piacciono i tornanti, gli piacciono, allora, però rimangono dopo in quell'alveo lì. Allora è un passaparola che rimane lì, perché non si estrinsecano i valori di questo tipo, ma sono altri. La salita che ho fatto, il ristoro, i tempi che ci ho messo, con o senza elettricità. Ecco, sono altre le cose, no? È che rimani incantato dal paesaggio, me lo porto a casa e poi dopo lo faccio vedere. No! Lo vivo, perché poi dopo mi passa ad andare a fare la bella mangiata e poi dopo la bella cantata e poi torniamo indietro. Quindi cogliamo però tutti questi spunti. Ora, questo volume è un volume che, dico, ogni bar dovrebbe avere lì per consultazione.
Ogni B&B dovrebbe farlo vedere quando arriva la gente. Ecco, questo è tradotto per gli altri partecipanti che non sono di Bardi. Questo vuole essere uno stimolo per far crescere dappertutto l'amore per il territorio, la voglia di comunicarlo e l'energia per comunicarlo, per poi raccogliere i risultati. Perché i risultati arrivano. Tutti noi parliamo con X persone, i quali parlano con altre X persone, i quali parlano con altre X persone. Se le abbiamo stimolate, queste verranno o diranno di venire o accompagneranno degli altri e quindi è un effetto piramidale. Il marketing di piramide è una cosa negativa se guardato da un punto di vista egoistico e di profitto. Un'immagine molto positiva se pensiamo a un aspetto relazionale, che vuol dire dare delle opportunità di benessere alle persone. Perché, come dicevamo, la passeggiata, il panorama, la musica, il quadro danno positività e danno benessere. Sono usati nelle terapie. Quindi non è che dobbiamo fare del movimento all'aria aperta, fatta da soli e sconclusionata non dà risultato, fatta in compagnia e in relazione è un piacere del corpo e della mente. Ok, e quindi questo lo metteremo poi in bacheca e in quadro. Dunque noi dopo facciamo un piccolo intermezzo fino alle ore 13, riprendiamo puntuali alle ore 13 e se nel frattempo qualcheduno poi vuole scrivere, comunicare qualcosa, daremo poi le nostre risposte oppure ci confronteremo su questo, sui vari temi. Vi confermo che riusciremo a parlare della parte conclusiva di questa bozza di modello che intenderemmo proporre, no? Che vuol dire un documento per avere un confronto con le anime che si stanno sviluppando, e in questo caso parlo della Proloco, dove la Proloco c'è. Evidentemente meglio ancora, con l'amministrazione e con le varie categorie merceologiche per sensibilizzarli su questa grande opportunità che esiste dello sviluppo sostenibile, che per uno di noi vuol dire poco, vuol dire fare cose bene, vuol dire eliminare gli sprechi e vuol dire mettersi in modo positivo con chi incontriamo. Però è un modo per entrare in relazione. Noi dobbiamo impossessarcene e quindi io cercherò di coinvolgere tutti gli attori economici e potremo dare loro già pronto questo discorso dove i produttori sono pronti per assecondarli, quindi non saranno soli ma saranno aiutati. Ecco, in questo aiuto io conto molto di avere una risposta positiva e di riuscire a raggiungere questo obiettivo. E poi daremo così il nostro contributo. Devo dirvi che si sta formando una rete di comuni sostenibili e quindi adesso anche per vedere loro cosa stanno facendo. E io queste aggregazioni le vedo bene perché nell'ambito del PNRR la necessità sarà quella di essere pronti con dei progetti. E i progetti dovranno essere un po' importanti. Non basterà forse che ci sia solo la rigenerazione di Bardi, però ci potrebbe essere la rigenerazione di un qualcosa che ha una dimensione importante e collegata. Vedo che sta andando molto bene la Via Francigena, che ormai ha raggiunto un numero importante di comuni aggregati. Vedo che dicevo sta andando molto bene il Borghi Autentici d'Italia, sta andando bene diverse realtà con cui noi stiamo prendendo anche dei contatti per vedere se ci possono essere delle sinergie in questa direzione. A questo punto io vi auguro un buon intermezzo
e poi partiremo rigenerati alle ore 13. Ci sono domande finali? No. O la chat, o a vedere qui se c'è qualcosa. No, vedo... Non ne vedo. Allora, a dopo e buona giornata. Buona continuazione. Ok, Giacomo? Aspetta che non si sta facendo. Dimmi. Ok. Sì, no, andate.